città è stata pensata come se il problema di dare spazi adeguati per poter esprimere tutte le loro, la loro fantasia, la loro potenzialità, la loro emotività ai bambini non fosse un argomento fondamentale e prioritario. Noi lo abbiamo fatto trasponendo nel nostro programma questi punti fondamentali. Vogliamo una città che sia di nuovo finalmente piena di bambini. Certo, il Covid non ha aiutato in questi anni, sicuramente le paure dei genitori hanno fatto sì che non si favorisse la socialità dei bambini, che non si favorisse il contatto fisico, che non si favorisse l'esercizio dell'attività sportiva, che non si favorisse il dialogo. E poi, come è stato detto, tablet e telefonini hanno conquistato un aspetto importante del tempo dei bambini. Noi riteniamo che sia assolutamente fondamentale per la crescita psicofisica dei bambini ridare spazi e dignità alla loro crescita, e quindi dobbiamo capovolgere, come dire, la prospettiva del ragionamento. Tutti gli spazi devono essere a disposizione dei bambini, e quindi immaginiamo una città in cui i bambini possano scorazzare, giocare, disegnare, scrivere, leggere, e ogni spazio deve essere buono per favorire la socialità. Partendo da questo, io penso che noi potremmo avere una città piena di giovani, piena di bambini, e soprattutto una città in cui l'allegria regna sovrana. Grazie. Facciamo la prova?